Certo, qui a Piazza San Giovanni sta per iniziare, i ragazzi stanno continuando ad arrivare. Ricordiamo che inizierà alle 15, saranno 8 ore di diretta consecutiva su Rai 3 e Radio 2. Ci sono tutti quelli che entreranno, sono previste migliaia di ragazzi da tutta Italia, dovranno passare 4 varchi predisposti proprio per un piano di sicurezza che è scattato nella capitale per le prossime 36 ore, non solo per il concertone, ma soprattutto per la partita dei Champions League Roma-Liverpool. Ai varchi ci sono dei metal detector mobili e la polizia che vigila. Ricca la scaletta del concertone di quest'anno, da Fatboy Slim, Max Gazzè, Gianna Nannini, lo Stato Sociale con Lodo, che sarà anche il presentatore del concertone insieme ad Ambra Giolini. Noi intanto vi facciamo sentire le due interviste che abbiamo realizzato ad Herbal Meta e Carmen Pozzoli. La festa dei lavoratori è un concerto incredibile, un palco incredibile, è pregno di storia, è pregno di musica, è pregno anche di sentimento comune, no? E come l'anno scorso, anche quest'anno ho voluto esserci, insomma, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e ci sarei venuto di corsa in ogni caso perché mi piace prenderne parte. Il 1º maggio, a chi lo dedicheresti? A tutti coloro i quali lavorano, con l'augurio che si possa sempre fare un lavoro scelto per passione. Grandissimo rispetto per chi invece lavora ed è costretto a fare un lavoro nel quale non crede. Io auguro a tutti di fare ciò per cui sono nati. Ricordiamo che come ogni anno il concertone è organizzato dai sindacati confederali e quest'anno il tema è la sicurezza sul lavoro.